Milésimo. Unidade 4. Atividades diárias. Competências discursivas. Perguntar e dizer as horas. Falar de ações da vida diária. Falar de ações que decorrem no momento. Perguntar e dizer as horas. Como se quer a decoração que em português? Se diz, que horas são? Oppure si può anche chiedere se sia l'ora, letteralmente. Tenz Ores, hai l'ora, hai le ore. Oppure time Ores, allora. In italiano non si usa troppo chiedere se sia l'ora, chiaramente. In portoghese sì. E ricordiamoci che si usa tenz, quindi dando del tu, se si sta parlando con un amico, qualcuno con, con cui si ha confidenza si usa per dare del lei, quindi per, um, per uh, sottintendere formalità, quindi se si parla con qualcuno um, con cui non si ha confidenza. Bene, ciao due horas. Sono le due. Oppure ciao due horas in pound per dire sono le due in punto. Ciao due e un quarto. Sono le due e un quarto. Oppure, SAO duas e quinze sono le due e quindici. È DIA, è mezzogiorno. È meia NOITE, è mezzanotte. È una ora, è luna. È una e meia, è luna e mezza. È una e trenta, è luna e trenta. SAO duas e quarenta, sono le due e quaranta. Sau vinte pares questa forse è la più difficile. Sono le 3 meno 20. Ok, per chiedere a che ora succede qualcosa, per esempio a che ora iniziano i corsi, si dice a che ora comes a E Come si può rispondere a una ora all'una? A meia noite, a mezzanotte a due horas alle due a mei dia a mezzogiorno. Attenzione che mezzogiorno è l'unico tra le tre che vuole il maschile al mezzogiorno, è molto importante. Um... Sapere che uh, il periodo di tempo, quindi magna, mattina, tard, pomeriggio, noite, uh, sera, viene specificato col, dal contesto, come in italiano, non si usa in portoghese am o pm. Se proprio si vuole specificare, si usano le espressioni da magna, da tard, da noite, quindi del mattino, del pomeriggio, della notte. Oppure si usa il formato 24 ore. Ok? Vediamo gli esempi. aula começa às 9 da manhã. La lezione comincia alle 9 del mattino. Eh o comboio de Eli vai partir às 22 horas. Il suo treno partirà alle ore 22. Parlare di azioni di vita diaria. Parlare di azioni di vita quotidiana. Impariamo dunque a descrivere una giornata tipo. Abbiamo due esempi qua sotto di descrizione di giornate tipo e vi invito a prendere spunto per poi provare voi stessi a fare una descrizione di una giornata, di una vostra giornata quotidiana. Ah, faccio una premessa. Um, incontreremo magari moltissimi verbi um, della prima, della seconda, della terza coniugazione al presente dell'indicativo. Non spaventatevi perché appena due slide sotto andiamo a vedere come funziona, uh, come si coniugano questi verbi. Bene, leggiamo. Durante la settimana, il levantum al sete, visto che non ho mosso, normalmente se so bevo un caffè con leite, il sema zucchero. Durante la settimana io mi sveglio, mi alzo alle sette, mi vesto, mi vesto e tomo un pechino ammosso, faccio colazione. Tomare un pechino ammosso vuol dire fare colazione. Normalmente, quindi di solito, normalmente, bevo solamente, so, un caffè macchiato o potremmo anche dire caffè latte, caffè con leite, e, sei mazucca, e senza zucchero. Io sono traduttrice e tra le 9 e le 13 lavoro in una azienda nel centro della città. Alle 13 e 15 al mattino con le in una caffetteria. Alle 14 volto al lavoro fino alle 17. Allora, io sono traduttrice e tra le 9 e le 13 lavoro in una azienda nel centro della città. Alle 13:15 pranzo con le colleghe in una caffetteria, in un bar. Alle 14 torno al lavoro fino alle 17. Poi vado a casa, tomo un douche, e preparo a jantar. Janto alle 20:30, vejo un poco de televisão e deito-me sempre às 23. Allora, dopo vado a casa, torno a casa, um, faccio una doccia. Tomar un douche vuol dire fare una doccia. E preparo un jantar. Un jantar è la cena. Preparo la cena. Sono alle 20.30. Ceno alle 20.30. Vedo un, un po' di televisione, guardo un po' di televisione e mi, mi corico. Mi sdraio vado a dormire sempre alle 23. Al sabato di mattina... Io vado al ginnasio e a tardi faccio compras e limpo l'appartamento. A sabato a notte esco con i miei amici e mi me a tardi. A domenica mi risalgo alle 10.30 10, e alle 2.30 ammalo in casa dei miei papà. Di sabato mattina a sabato mattina uh, io vado in palestra, al ginnasio maschile, vuol dire la palestra. E di pomeriggio faccio compras, faccio la spesa e pulisco l'appartamento. Uh, il sabato sera uh, esco con gli amici e vado a dormire tardi. Di domenica io mi alzo intorno alle, alle 10.30 e alle 12.30 pranzo a casa dei miei genitori. Andiamo a leggere l'esempio successivo. A Carla è, una profess è professora in un liceo di Coimbra. È cassata e teme due figli. Durante la settimana levanta-se alle 6.15. Veste e prepara perché non è per tutti. Quindi Carla è professoressa in un liceo di Coimbra, è sposata e ha due figli. Durante la settimana lei si alza alle 6:15, si veste e prepara eh, la colazione per tutti, per tutti. Ella commence a lavorare a trabalhar 8 e il marito leva le crianze a scuola. Carla termina il lavoro alle 14:30. Um, como uma sandes ou uma salada e às 16 vai buscar os filhos depois volta para casa Às terças e às quintas à tarde a Carla tem aulas de piano dunque uh, lei inicia a trabalhar às 8 e o marido porta os uh, filhos as crianças vou, vou dizer os bambini feminino aqui em português eh? porta a bambina à escola Carla finisce il lavoro alle 14.30, mangia un sandwich o una insalata, e alle 16 va a prendere i figli. Dopo torna a casa. Um, di um, martedì e di uh, giovedì, Carla ha lezioni di piano. Uh, a noi, tutta famiglia scende a Svindt. As 20 e le crianças deitam se molto cedo. Antes di dormire, i paes leem un libro o conversano un po'. Nunca se deitam antes das 23 e 30. 23 e 30. Uh, la sera, tutta la famiglia cena alle 20 e a, le, i bambini vanno a dormire molto presto. Sedo, presto. Uh, prima di dormire, i genitori. Uh, leggono un libro oppure conversano un po'. Non vanno mai a letto, non si sdraiano mai prima delle 23 e 30. Carl, marito e i figli, normalmente passano un fine settimana in una casa aperta al mare. Là, il marito i hanno bicicletta e il a praia. Carla, il marito e i figli, normalmente passano un fine settimana in una casa vicino al mare. Uh, là, eh, loro vanno in bicicletta e a volte vanno in spiaggia. Abbiamo visto come si parla di azioni di vita quotidiana, quindi azioni usuali. Si usa il tempo presente. Se io invece voglio parlare di un'azione che sta succedendo adesso, quindi nel momento presente, eh, dovrò usare la formula eSTAR ehm, A più infinito del verbo. Quindi se io voglio chiedere come, eh, che cosa stai facendo. Io dirò che custas a fazer. <coughs> Leggiamo i due esempi qua. Normalmente io bevo caffè, ma agora sto beber chá. Di solito io bevo il caffè, quindi vedete uh, qua con normalmente, quindi azione usuale, si usa il presente. Mas agora, ma adesso io sto bevendo il tè. Quindi star a beber corrisponde all'italiano sto bevendo. Secondo esempio, normalmente ele ouve musica, ma agora está a estudar francês. Quindi di solito lui ascolta presente musica. Mas agora, ma adesso sta uh, studiando francese, sta a studiare francese. Grammatica. presente do indicativo dei verbos em, ar, er, ir. Verbus reflexus, star a mais infinitivo, adverbus de tempo, preposições de tempo. Presente, do indicativo, dos verbus da primeira conjugação, verbus in ar. Vediamo dunque i verbi della prima coniugazione, quindi i verbi che finiscono in ar, e li coniughiamo al presente del, dell'indicativo. Teniamo in considerazione falar, che vuol dire parlare. E vediamo come si coniuga. Eu falo, tu falas, ela, ela você fala, nós falamos, eles, elas vocês fala. Quindi si prende l'infinito falar, si toglie ar e si uh, aggiungono le seguenti desinenze che sono per la prima persona singolare uh, la o, seconda persona singolare as, terza persona singolare a, prima persona plurale amus terza persona eh, plurale am uh, todos os verbos da primeira conjugação são conjugados da maniera tutti i verbi della prima coni coniugazione si coniugano in questo modo alcuni tra questi sono oltre a falar ovviamente estudiar studiare morar che è abitare gostar che è piacere e gosto vuol dire a me piace amar amare achar che vuol dire pensare ed è sinonimo di pensar perché esiste pensare in portoghese però esiste anche achar che ha più o meno lo stesso significato andar camminare chamar chiamare usar usare Oliar è guardare, deriva da olio, che è occhio. Sperar, che è eh, aspettare, oppure anche sperare. Presente l'indicativo dos verbos da seconda coniugazione, verbos in er. Dunque, verbi della seconda coniugazione, che finiscono in er. Prendiamo in considerazione com'er, che vuol dire mm, mangiare. E vediamo: eu com, tu comes, el, come. nos come emos, elas, elas come. Anche qui si toglie l'infinito ER, e si aggiunge per la prima persona singolare la O, seconda persona singolare ES terza persona singolare E, prima persona plurale emos, e uh, terza persona plurale EM. Todos i verbi della seconda coniugazione sono coniugati da mesma maneira. Quindi tutti i verbi della seconda coniugazione sono coniugati nello stesso modo. Alcuni tra questi, oltre a comer, sono beber, che è bere, viver, che è es vivere, scrivere, scrivere, apprender, apprendere, correr, correre. Presente do de l'indicativo dei verbi della terza coniugazione. Verbi in ir. Siamo arrivati ai verbi della terza coniugazione, quindi i verbi che finiscono per ir. Abbiamo qui partir, che vuol dire partire, e si coniuga in questo modo. Eu parto, tu partes, il e la você parte, noi partimos, il e la você parte. Togliamo ir e si aggiunge sempre o alla prima persona singolare, e s alla seconda singolare, e alla terza singolare e imos alla prima persona plurale e M alla terza persona plura plurale Anche qui tutti i verbi della terza coniugazione sono coniugati nella stessa maniera Alcuni tra questi verbi, oltre a partir, sono assistir, che vuol dire assistere dividir, dividere adquirir, acquistare Comprir, che vuol dire mh, compiere o anche soddisfare. Attenzione. Attenzione perché ci sono alcuni verbi, cioè vestir, despir, sentir, preferir, conseguir, che um, hanno una variazione alla prima uh, persona del singolare. Uh, qua c'è scritto muda, u, e, tra i nella prima persona del singolare quindi cambiano la, la E in I alla prima persona del, del singolare quindi avremo non E vesto ma E visto non E o uh, despo ma io dispo non avremo E sento ma Avremo E sinto. sento non avremo io prefero ma io prefiero e poi non avremo io consego ma io consigo allora vestire è vestire uh, despire è um, spogliare sentire è sentire ma non nel senso di udire nel senso degli stati fisici o, fisici o psicologici tipo sento caldo sento freddo mi sento male mi sento bene Uh, preferir, preferir, conseguir, uh, uh, riuscire. Prendiamo uno di questi, e vero coniugo al volo. Prendiamo vestir, quindi sarà Eu visto. Tu vestes, ele, ela, você veste. Nós vestimos, elas, elas, vocês vestem. emprego do presente presente indicativo. Come si usa il presente dell'indicativo? Allora si usa per parlare di azioni che si realizzano nel momento in cui si parla, a que che si realizza nel momento da fare. Per esempio, Ana sta nella biblioteca, Anna sta nella biblioteca, adesso nel momento in cui io sto parlando. Si usa poi per identificações, descrições e definições. Cioè, uh, identificazioni, descrizioni uh, e definizioni. Per esempio, Londres è la capitale d'Inghilterra. Londra è la capitale dell'Inghilterra. O uh, Pedro è molto magro. Pedro è molto magro. La chitarra è, un strumento musicale. Uh, la chitarra è uno strumento musicale. Si usa per parlare poi di azioni abituali, social abituali. E spesso uh, possiamo trovare um, il verbo accompagnato dagli avverbi di frequenza, come per esempio sempre, che vuol dire sempre, normalmente, che vuol dire normalmente, generalmente, che vuol dire generalmente, asveses, vezes, che vuol dire a volte, dovéssé en quando, che vuol dire ogni tanto, che dire, uh, raramente, che vuol dire uh, raramente, difficilmente, che vuol dire difficilmente, nunca. Che vuol dire mai, eccetera, eccetera, questi sono i principali. Vediamo un esempio. Geralmente sai de casa generalmente esco di casa alle 8 della mattina. Infine. Il presente dell'indicativo può essere utilizzato per parlare di asois futures, quindi azioni future, in questo caso, il verbo è obbligatoriamente accompagnato da o un avverbio di tempo o un complemento di tempo che esprime futuro. Per esempio, a vou a casa di George, domani vado a casa di Torzo, uh, oppure in questo caso è con l'avverbio di tempo. Se vogliamo fare l'esempio con un complemento di tempo, abbiamo no samadu al moussamoucheno restaurante dei nash. Sabato mangiamo al ristorante di Ines. Reflexus. Verbi riflessivi. Allora, che cosa sono i verbi riflessivi? Un verbo assume la, una forma riflessiva quando il soggetto compie un'azione che è rivolta al soggetto stesso. Quindi è un verbo che viene sempre accompagnato da un pronome riflessivo. Uh, qui abbiamo un esempio di un verbo riflessivo alla, della prima coniugazione, della seconda e della terza. Al primo che abbiamo è levantarsi, che vuol dire alzarsi dal letto, svegliarsi. Uh, eu levanto me, tu levantas e il e la Vossè levantas. Nos levantamonos, e el e la levantas. Scondersi. Eu scondo tu scondeste e la voce scondese noi scondemonos e las voces scondense allora sconderse vuol dire nascondersi l'ultimo esempio è vestirse che vuol dire vestirsi e l'abbiamo già visto che si coniuga eu vistum ricordiamoci la sostituzione della e con la i alla prima singolare Eu vistum tu vesteste, e la vosse vestesse Nos vestimonos eles, elas, Quindi bisogna coniugare il verbo normalmente al presente. Dopodiché bisogna aggiungere i vari pronomi riflessivi che sono m, t, s, nos e se. S. Um... Una cosa importante che dobbiamo ricordare è che la prima persona plurale rimuove la S per poi aggiungere il, il pronome riflessivo. Quindi con levantar non diciamo levantamos nos, ma levantamo senza la S nos. Altri verbi riflessivi sono sentarse, che vuol dire sedersi, deitarse, che vuol dire eh, coricarsi, andare a letto. Despirse, che vuol dire spogliarsi, Lembrarse, che vuol dire ricordarsi, schkers che vuol dire dimenticarsi. Il pronome riflessivo. Quindi, come si collega il pronome riflessivo? Nella frase affermativa, frase affirmativa, pronome ve depois da forma verbal e usa il per collegarsi. Il pronome viene messo dopo la forma verbale e usa il trattino per collegarsi. Per esempio, e visto me as e io mi vesto tutte le mattine. Invece, in combinazione so con già, ainda, tambem, so, che todos in combinazione con già, che vuol dire già, ainda, che vuol dire ancora, tambem, che vuol dire uh, anche, so, che vuol dire solamente, que che vuol dire che, tutti, che vuol dire tutti, un pronome è collocato antes da forma verbale same even. Il pronome viene collocato prima del verbo e senza il trattino. Per esempio, Todos si antes das 8. Tutti si alzano prima delle 8. La frase negativa è uguale. Quando incontriamo now, nunca, in game, nada, cioè non, eh, mai, nessuno, niente. E anche qui il pronome è collocato prima della forma verbale senza trattino. Per esempio, Essi non si lavano prima di dormire. E con la frase interrogativa, quindi quando incontriamo us pronomes interrogativos. È uguale, cioè il pronome collocato prima della forma verbale senza trattino. Per esempio, perché te deite starde? perché ti, eh, ti corichi tardi, oppure Onde è che si sconde? dov'è che lei si nasconde? Nasconde: star a mais infinitivo. Allora, star a più il verbo all'infinito viene usato per parlare di azioni che avvengono nello stesso esatto momento in cui si sta parlando. Quindi è come dire in italiano star facendo qualcosa nel momento presente. Star a mais infinitivo. Usa se come agora, neste momento, eccetera, eccetera. Quindi viene spesso accompagnato da agora, che vuol dire adesso, oppure neste momento, che vuol dire um, in questo momento. Vediamo gli esempi. Eu estou a Io sto guardando la televisione. Adesso, in questo momento. Tu stai a ler um livro. Tu stai leggendo un libro. Ele está a comer una sandwich. Lui sta mangiando un sandwich. Una sandwich. Un sandwich. Attenzione, che una sandwich è femminile. E la S c'è sempre, anche se è singolare. Noi stiamo a parlare italiano. Noi stiamo parlando italiano. Eles stavo a dormir. Loro stanno dormendo. La maggior parte degli avverbi di tempo in portoghese sono riportati qui e sono oggi, che vuol dire oggi. Ontem, vuol dire ieri. Amanhã, vuol dire domani. Agora, vuol dire adesso, Ora. Antes vuol dire prima, poi vuol dire poi, logo vuol dire dopo, già significa già, ainda vuol dire ancora, sempre vuol dire sempre e nunca mai. E Sempre e nunca vengono anche considerati degli avverbi di frequenza. No. Vediamo adesso che preposizioni si usano con i giorni della settimana, le parti della giornata e le ore. 10 da semana, con i giorni della settimana. Dirò, a un sabato, a un domingo, a seconda feira, cioè di sabato, di domenica, eh, di lunedì. Eh, si usa quindi la preposizione A più eh, il determinativo seguito dalla, dal giorno della settimana quando vogliamo parlare di azioni abituali. Per esempio, a sabato, um, eu vou sempre al cinema. Um, di sabato, io vado sempre al cinema. Uh, poi abbiamo, no sabato, uh, no domingo, na seconda feira. Cioè, um, sempre di sabato, di domenica, di lunedì ma eh, in questo caso si usa quindi la preposizione m più articolo determinativo più ehm, giorno della settimana per parlare di azioni puntuali eh, quindi azioni specifiche se io dico un sabato e al uh, um, almosso una cantina vorrà dire che io questo sabato specifico mangerò alla mensa. Con, giorni, con le parti del, del giorno, parte studia, uso la preposizione de per magna, quindi di mattina, e invece uso a per tarde e per noite, quindi de magna a tard a noite, quindi di mattina, di pomeriggio e di sera. Con le ore l'abbiamo già visto su qua, l'ho riscritto. Uh, dirò a una ora, a, lu, a, un, um, a luna, a meia noite, a mezzanotte, ao mediodia, a mezzogiorno, a duas horas, alle due. L'exico. Sta sois i mesi do ano. Diez de semana. Partes do dia, refeições e comida, assois da vita diaria. I mesi do Stagioni i mesi dell'anno. Allora, stagioni: primavera, vera, autunno, inverno. Cioè primavera, estate, autunno, inverno. E vediamo i mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 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 agosto, settembre, ottobre, novembre, decembre. Cioè gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. 10 di semana, Giorni della settimana. Se vogliamo in portoghese chiedere che giorno è oggi, diremo che dia è oggi. Ok, come sono? Come si dicono i giorni in portoghese? Segunda feira, terza feira, quarta feira, quinta feira, sexta feira, sabato, domingo. Allora, segunda feira è lunedì. Terza feira è martedì, quarta feira mercoledì, quinta feira giovedì, sexta feira venerdì, sabato sabato, domingo domenica. Allora, attenzione perché: seconda feira, terza feira, quarta feira, quinta feira, sexta feira sono tutti femminili. Quindi, se la uh, seconda feira è lunedì e lunedì è maschile, la seconda feira è femminile. Se martedì è maschile, terza feira è uh, femminile, quarta feira è femminile, mentre mercoledì corrispondente italiano è maschile e anche quinta feira uguale è, è femminile, mentre giovedì è maschile, sexta feira uh, sempre femminile, mentre venerdì è maschile sabado è uguale, u sabato è il sabato, domingo, domingo invece è, ehm, è maschile, mentre domenica in italiano è femminile. Dopo aver visto i giorni della settimana, vediamo asparte studia, le parti della giornata. Abbiamo amagneser, u amagneser, l'alba, attenzione che è maschile in portoghese. Poi abbiamo magna, mattina, meio dia, mezzogiorno, tard, pomeriggio, por du sol, u por du sol è il tramonto, uh, noit, che vuol dire sia sera che notte, e poi abbiamo meia-noite. Refei sois, i comida. Allora, refei sois vuol dire pasti, è femminile, quindi as, refei sois, e sono i pasti della giornata. Soi Re, eh, c'è uh, il plurale di REFESSAU Comida è cibo A comida è il cibo Anche qui femminile Allora PECCHINO AL Colazione U PECCHINO AL MOSSO Maschile Colazione femminile PECCHINO AL MOSSO è ovviamente maschile uh, Cosa si mangia? AU PECCHINO AL MOSSO A colazione io ho messo uh, un po' di, di cibi, di bevande, ovviamente no, non sono tutti, ho messo quelli che secondo me potevano esservi più utili. Allora, caffè, caffè, leite latte. Poi ricordiamo che caffè con leite, è caffè latte, eh, sì, caffè latte oppure mh, ancora meglio, caffè macchiato. Sha e il tè, sumo dell'arancia e succo d'arancia. Cereais è cereali, tohada è il pane tostato e occhio che è femminile, a tohada. Poi abbiamo azzucca che è zucchero, manteiga è burro, manteiga è femminile, a manteiga. E poi abbiamo ovo e uova. Poi almosu, pranzo. Cosa si mangia a almosu, a pranzo? Potremmo mangiare per esempio il riso, oppure a massa, la pasta, oppure un sandwich, un sandwich, eh, oppure una salata, quindi l'insalata, eh, e poi normalmente si beve acqua, acqua. Poi, lunch, vuol dire merenda, è maschile però, un lunch, si può mangiare frutta, quindi frutta, yogurt, lo yogurt, oppure un dos, un dolce, una, una merendina. E poi abbiamo jantar, il jantar è la cena ed è maschile ovviamente, <ride> immancabilmente. E, e poi vi ho messo sopa, la zuppa, pesce, il pesce. Beef è la carne, è la bistecca. Ubif, maschile. Legumes è un false friend. Cioè, uh, sembra che voglia dire legumi, ma in realtà vuol dire verdure. Ok, quindi legumes, verdure. Patatas frites, patate fritte. Poi, pao è il pane. queso è il formaggio. Fiambre, prosciutto. Frango è um, il pollo. E poi, come bevande, abbiamo vigno, il vino, cerveza, la birra. La vita diaria, azioni di vita, della vita quotidiana. Levantarsi, svegliarsi, alzarsi dal letto. Tomar, tomar un douche, fare una doccia, douche maschile. Lavar smous, lavare le mani. scovare dentes, lavare i denti pentiare o capello, pettinare i capelli vestirse vestirsi tomare un pequeno almozzo, fare colazione bever un caffè bere un caffè ir al trabalho andare al lavoro traballiar lavorare ir a scuola andare a scuola almoçar pranzare comer una sandwich mangiare un sandwich un panino sandwich mi raccomando è femminile jantar cenare ver televisao vedere guardare la televisione ler un libro leggere un libro conversar quindi conversare chiacchierare limpar a casa pulire la casa lavar a roupa lavare i vestiti preparar preparare cozignar cucinare fazer compras Um, fare la spesa, fare compere. Ir a ginnasio. Um, andare in palestra. giocare football. Uh, giocare a calcio. Ter aulas de piano. Um, fare lezioni di pianoforte. T mh, diciamo seguire lezioni di pianoforte. Ter aulas du inglese. Quindi seguire fare lezioni di inglese. Sair comus amigos. Uh, uscire con gli amici, deitarsi, andare a dormire, sdraiarsi.